Hi sai, bentornati al canale della cultura del karate di Maurizio Di Stefano. Sono già diversi giorni che ragiono su un tema del quale secondo me non si parla mai nella maniera giusta, un pochino anche per colpa, diciamocelo, di brutte persone come il sottoscritto che in passato hanno provato tramite i forum o poi con Facebook ad affrontare questo argomento, ma l'abbiamo fatto evidentemente male. E così ci siamo portati a ci siamo spinti a fare dei veri e propri scontri con l'utenza della rete, senza riuscire mai a spiegare bene quello che volevamo dire. E sto parlando di un tema scottantissimo, specialmente oggi con la tendenza alla ipercritica che regna in rete, per cui come metti un video di qualunque cosa, c'è sempre l'esperto di turno che ti viene a dire che stai facendo male, che non si fa in quel modo, che devi allenarti di più, che non devi inventarti cose, fino poi ad offendere, eccetera. Allora, il tema, l'avrete forse capito anche dal titolo, è la lotta a terra nel karate. Ora, prima che spegnate dicendo vabbè, Maurizio ha bevuto. No, il vino ce l'ho, ma è chiuso, lo bevo la sera, quindi non sono ubriaco. Veniamo un attimino a chiarire subito un aspetto fondamentale della faccenda. Il karate è un'arte di striking, atemi, calci, pugni. Ok? Su questo siamo tutti d'accordo. Problema numero due, difficile da affrontare. Il karate, e non solo il karate, ma parliamo di karate, è un'arte che potenzialmente ha tutto al suo interno. Voi potete dirmi, ecco, come una sparata grossa. Lo ammetto, quando noi karateka spieghiamo questa cosa, tutti ci ridono dietro. E hanno ragione. Perché? L'ho detto, potenzialmente il karate ha tutto. Il karate nasce a Okinawa come champuru, come mischione di tante cose. Perché il karate nasce dall'unione di uno stile di lotta locale con altri elementi che venivano dalla Cina, con altri che venivano dal Giappone. Si è tutto fuso in un periodo storico lunghissimo, fino a quando poi, alla fine del XIX secolo, è nato quello che oggi noi chiamiamo appunto il karate. Prima di questo, il Tudi, lo sapete. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli abitanti di Okinawa, nello sviluppare via via questa forma di combattimento che oggi chiamiamo karate, hanno acchiappato quella tante cose, le hanno messe insieme, ma non c'è mai stato un ordinamento preciso. Quindi all'interno anche dei kata troviamo dei suggerimenti e vi rimando alla mia live sui kata, è lunghissima, lo so, però se vi va guardatela un po' per volta, dei suggerimenti che poi servivano a tramandare certi movimenti del corpo con lo scopo di, man mano che il livello del praticante, no, avanza, con lo scopo di, dicevamo, capire, interpretare e usare quei movimenti. Tradotto, noi in un kata possiamo trovare un pugno, un calcio, ma anche una leva, una chiave, una proiezione, una sottomissione, lo studio dei punti di pressione, in certi casi delle reazioni o degli impieghi utili anche a maneggiare le armi. Ora, c'è un mondo enorme dietro il kata e dietro la pratica. Altro punto importante, il karate non nasce per l'impiego in battaglia, ma nasce per la difesa personale stretta. E nel atto di combattere, di fare botte, di fare a cazzotti, ammazzate, facile finire al suolo, lo vediamo nelle risse, trovate video di risse quanti ne volete, ma insomma, si sa, da ragazzini facciamo a botte e si finiva per terra. E chiaramente il maestro di karate non è idiota, non è che dice ok, sono a terra e mi metto come i cani, pancia all'aria, fai di me quello che vuoi. Bisogna poter reagire al suolo. Questa conoscenza si è affievolita, si è andata un po' a perdere, soprattutto nel passaggio del karate da Okinawa al Giappone e poi, come diceva anche l'enciclopedia del karate Kobuto di Okinawa che ho letto nella live,
con la sportivizzazione. Il processo di influsso del karate, ovvero di recepire influssi dall'esterno, non si è mai fermato. Se pensiamo che, oltre al caso emblematico di Otsuka, che era giapponese, e lo sappiamo che Otsuka era, prima di essere karateka, un praticante di un bujutsu tradizionale, abbiamo avuto comunque, nel primo trentennio del XX secolo, un altro maestro Shorin di Okinawa, che è il maestro Kinjo Kensei, il quale creò una scuola insieme a un giapponese, Ueshima Sanosuke, e questa scuola prende il nome di Kushin Ryu ed è una scuola riconosciuta poi dal Dai Nippon Butokukai, mi pare intorno al 1935 o giù di lì, che fonda appunto il karate con il jujutsu giapponese. Quindi diciamo Otsuka non fu il solo ad arrivare a questo tipo di diciamo unificazione, di soluzione. Poi abbiamo altri maestri anche ad esempio nella linea del Nahate, nella linea di Miyazato, c'è stato appunto il maestro Miyazato che praticava judo. Nella attuale progressione, successione del Goju-ryu di Okinawa, la linea di Higaonna, nella quale ho militato per un po', quindi non parlo per sentito dire, si pratica un po' di lotta a terra, si pratica poi in tante scuole di Okinawa l'esercizio di lotta chiamato Irikumi. Irikumi vuol dire entrare e afferrarsi o anche entrare a fondo. È una lotta simile un po' ad una MMA, si finisce al suolo, si combatte a terra. Vediamo ora di capire cosa significa però combattere a terra nel karate. Premetto questo, se volete fare le newaza, le tecniche di lotta al suolo, non fate karate, lasciate perdere. Cioè, volete specializzarvi nelle newaza, quindi andiamo al suolo, lottiamo al suolo. Abbiamo tutte quante le shimewaza, le katamewaza, fate judo, meglio ancora fate jujutsu, meglio ancora andate a fare un bel Brazilian Jiu-Jitsu che è iper specializzato. Volete fare un'arte di combattimento nella quale si lotti tanto bene in piedi quanto al suolo? Fate kudo. Il kudo fu creato apposta per unire judo e karate. Il nome kudo è dato dalla fusione di kara ku e judo do. Quindi karate e judo uniti viene kudo. Oggi è un bellissimo sport marziale, arte marziale con grosse connotazioni sportive, validissimo. Io non lo pratico, dico la verità, perché preferisco approfondire lo studio dei kata, mi piace il karate, ma il kudo è un sistema eccezionale. E poi oggi sono tante le scuole, c'è cioè lo Zendokai, ce ne sono tante di scuole di karate proprio che comunque aggiungono uno studio sistematico della lotta al suolo. Che vuol dire sistematico? Che poi a un certo punto viene sistematizzato e quindi regolarizzato, cioè c'è un giustamente regolamento, chiamiamolo sportivo, agonistico, che ha l'obiettivo di garantire un certo margine di incolumità. Questo nel karate non c'è, punto, non c'è. Il karate non è un'arte marziale di lotta al suolo, inutile dire bugie. Ma ripeto, il karate ha tutto potenzialmente, il karate ha potenzialmente tecnica applicabile al suolo. Facciamo un esempio, la posizione di Sagyasri Dachi. Quando ci troviamo con il piede infilato dietro l'incavo del ginocchio e siamo in piedi, è ovvio che in piedi questa applicazione, non a livello di Bunkai dove possiamo fare qualcosa, ma a livello di Ohyo, di vera applicazione, in piedi è molto difficile capire che senso ha infilare il piede dietro il ginocchio? Io tanto tempo addietro me lo domandavo, pensavo fosse un errore. Poi c'è stato chi mi ha insegnato l'applicazione al suolo. E allora diventa una tecnica applicabile a terra, un po' come un sankakujime. Poi c'è stato chi mi ha detto che tante tecniche, ad esempio nei fanci, si possono trovare applicabili in piedi, tecniche di tsukamiwaza, usano i nomi giapponesi, ma possiamo dire di trapling, di grappling, quello che volete, tecniche di leva, eccetera, che quando andiamo a vedere si possono fare al suolo, c'è proprio chi usa nei fanci per allenare dei movimenti, diciamo immaginando che un eventuale muro possa essere come il suolo, in realtà non è proprio così, però sono tecniche che una volta che le imparate, se vuoi applicarle a terra vengono.
Ci sono delle tecniche, anche nell'UECDU, che è una scuola eminentemente in piedi, che utilizzano dei movimenti che quando vai a vedere sono utili per realizzare delle tecniche, ad esempio, di strangolamento o altro. Altro dettaglio, poi torniamo a questo punto, è una parte introduttiva. Altro dettaglio importante, tutti i kata contengono delle tecniche di risposta a tentativi di portare al suolo. Posso farvi l'esempio, non so, del kata Saifa, della linea Nahate. Nel WCU abbiamo il kata Seisan, che è una bellissima tecnica per evitare una proiezione al suolo. Un single leg, un double leg, chiamatelo in inglese o usate i nomi giapponesi, uguale. Che problema hanno queste tecniche? Io vi dico perché le abbiamo provate, le abbiamo allenate, le alleno, funzionano molto bene anche contro un praticante allenato che venga a farti la tecnica, funziona. Il guaio è che vanno a colpire dei punti particolari che in un contesto agonistico sono vietati. Ad esempio la base qui della nuca, dei punti molto dolorosi, quindi diventano molto rischiosi, o gli occhi. Ma il movimento in sé per sé da solo, se il compagno allenato, ripeto, l'ho fatto, mi sono fatto caricare da judoka, da praticanti di jiu-jitsu brasiliano, ti viene a fare la presa e becchi bene il timing, tranquillamente lui finisce a terra e tu no. Funziona veramente bene. Ovviamente lì è una questione di chi ha il timing, di chi è allenato. Se sbagli il timing finisce sedere a terra e basta, fine dei giochi. Il che significa che c'è la concezione nel karate del rischio di portare a terra. E poi aggiungiamo che tanti kata hanno le tecniche di proiezione. Che vi posso dire? Le abbiamo in Pinangodan, come le abbiamo in Kurunfa, le abbiamo in un, ad esempio, anche lì in un Sepai, insomma, quante ne volete. Le abbiamo, ripeto, addirittura a livello dei kata Pinan, anche i kata Pinan Nidan, una bella serie di proiezioni al suolo o di liberazioni, eccetera. Tutto questo per dire che cosa? Che, ripeto, il karate potenzialmente fa le cose, in pratica non le fa, perché se non le alleni non impari a farle. Quando impari la tecnica attraverso il kata e l'applicazione e ti accorgi che magari in piedi riesci a portarla, è il momento di buttarsi per terra e farsela fare. C'è una foto famosa che ritrae Miyagi Chojun insieme al suo compagno di elementi, Kyoda Juhatsu, in cui si vede un momento di, diciamo, non proprio lotta a terra, ma uno dei due a terra portato al suolo e sta in una posizione difensiva. Cosa significa questo? Che c'è l'idea di finire a terra. E poi, appunto, non dimentichiamoci che il karate di Okinawa prende anche parte del, chiamiamolo Sumo di Okinawa, magari vi capita di vedere qualche video, qualche cosa. Ma le tecniche vanno allenate. Ora veniamo al punto fondamentale. Tutto questo nell'ottica che il karate però non gliene frega niente di fare gli scacchi al suolo. Quando praticavo Jujutsu, ad esempio, o anche quando ho praticato Judo, mi hanno sempre detto la lotta al suolo è come gli scacchi. È vero, lo capisco. Se dobbiamo, diciamo, arrivare alla finalizzazione, quindi a impedire all'avversario di muoversi o avere un dolore tale da dover battere, facciamo finta che andiamo a fare una qualunque kansetsuwaza, una qualunque, la prima che viene in mente, dai, è uguale. A un certo punto l'avversario sentirà un dolore forte e pam 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 batterà. Ok, vado a fare un juji katame, pam pam pam, e l'avversario batte. Nell'ottica del karate questo non è tanto interessante, non tanto finalizzare, quanto piuttosto cavarsela quando sei a terra. Cioè, come ho detto, molte tecniche di kata hanno chiavi, leve, strangolamenti, ma intanto l'ottica del karate è sempre prima ti colpisco e poi faccio la cosa. Se finisco a terra, la prima cosa che devo fare è colpirti. Io sto a terra, tu mi stai sopra, se poco poco ho anche solo mezza mano libera, devo utilizzarla per colpire. Nella visione di uno sport da combattimento, questo genere di colpo che va alle zone delicate, tante, c'è il classico trittico noto, preso in giro spesso, che è occhi, gola, genitali, ma in realtà abbiamo tanti punti di, già, chiamiamolo dolore, non chiamiamoli punti di pressione, tanti, alcuni dei quali molto facilmente raggiungibili. Se
Se ho una mano libera e conosco la tecnica, li uso. Quando facciamo kakyoke, è una tecnica efficace, anche vedete sulla mano, delle leve, chiamiamole le dita. È sufficiente tante volte acchiappare un dito e romperlo, o infilare appunto un dito nell'occhio, o tirare forte un orecchio. Dopodiché applichi al suolo dei movimenti, ad esempio questo movimento presente in molti kata, ok? È una forma di hasan yuke che funziona molto bene. Se ti tengono a terra con le mani qua piantate, hasan yuke funziona molto bene per rompere quell'ingresso in guardia. Ripeto, non nell'ottica di fare il judoka con chi pratica judo, perché è da idioti. Se il mio vicino di casa, che è il maestro di judo, mi dice: Maurizio, facciamo lotta, in 10 secondi mi finalizza, io non ho più niente da fare. Non sono capace, non sono allenato per fare quello. Ma se mi arriva l'aggressore che mi butta a terra, posso cavarmelo al suolo utilizzando le tecniche di karate. In un contesto di sparring, è ovvio che il karateka non deve fare il gioco del jujutsuka, del judoka, del jujitero, o di quello che fa la lotta greco-romana, che non so come si chiami, il lottatore di greco-romana. No, perché perde. L'altra parte è anche ovvio che magari se gioca fuori dalle regole sarà ancora più abile. Nel judo moderno tante tecniche al suolo sono vietate, no? Tantissime. Ma se un judoka ben preparato lo potesse usare tutti, sarebbe una macchina da guerra, altro che Brazilian Jiu-Jitsu. Quindi ripeto, per l'ennesima volta, il karate è in grado di stare a terra a condizione che non ci si metta a giocare a fare gli scacchi con chi è più esperto. Ma i kata, e questo richiede allenamento, possiedono tutta una serie di movimenti utili sia in piedi che al suolo, a condizione che non ci dimentichiamo che nel karate il 70% dell'attitudine è quella al colpire. Dopo che colpisco, se ho allenato, studiato e provato con le tecniche, sono in grado di portarle sia in piedi che al suolo. Ovvio che se arriva un karateka che si mette a fare un video tutorial di lotta al suolo, è inutile fare un video tutorial sullo stile dell'MMA. Sarà più utile prendere il fantoccio, quello che è, e simulare delle situazioni spiegando che vai prima a colpire, poi puoi portare questa tecnica con l'altra e dire in quale kata la trovi. Questo rimane molto onesto. Se io dovessi dirvi grazie al karate riesco a essere pari a un judoka, vi starei mentendo, ma molto. Quindi solo in questo senso va vista la lotta a terra nel karate, ovvero me la cavo al suolo utilizzando quello che so fare in piedi, ma va allenato al suolo. Avrò un piccolo bagaglio di tecniche utili anche a finalizzare, ci sono e sono contenute spesso nei kata. E proprio per approfondire questo bagaglio tecnico, tanti maestri di karate, anche a Okinawa, si sono rivolti al jujutsu prima, al judo nei tempi attuali. Okinawa è comunque una prefettura giapponese, si pratica judo spesso nelle scuole. Leggetevi i curricula di tanti maestri dell'area Nahate, dell'area Shurite, di quello che volete. Parlate con dei maestri di oggi e molti, nelle più svelte scuole, diranno: sì, io ho fatto o faccio, mi alleno anche nel judo. E spesso nei dojo si fa un piccolo lavoro, a volte di lotta al suolo, si finisce a terra, si fanno delle piccole, chiamiamole, sessioni di lotta al suolo nelle scuole che sono meglio organizzate. Poi tante scuole magari se ne curano di meno, ma gli allievi spesso da soli vedono, intuiscono e vanno ad allenarsi apposta. Non per nulla ultimamente a Okinawa si trovano molte palestre di MMA, di Brazilian Jiu-Jitsu, a modo per approfondire. C'è una grande apertura mentale in questo. Quindi, sperando che stavolta il discorso sia chiaro in maniera proprio finale, il karate è un'arte di striking. Il karate è aperto a fare un po' tutto. I kata potenzialmente includono un fracco di roba, che va dalle gomitate alle ginocchiate, ma alla lotta appunto al suolo, ma se io pretendo di fare a ginocchiate o gomitate uno che fa Muay Thai, quello mi mena. Se vado a fare la lotta al suolo con uno che fa judo, usando solo la lotta al suolo, quello mi accartoccia. Se io utilizzo il karate col suo obiettivo di arte da difesa personale, finisco al suolo, finisco ad aggrapparmi a uno e mi ricordo che il karate mi insegna a colpire punti dolorosi, a fare male e dopo applico le tecniche,
allora il karate diventa uno strumento molto malleabile, molto ampio, ma sempre con l'idea di non fare il gioco dell'altro, che è il grande sbaglio nel quale spesso si incorre quando si fa uno sparring, chiamiamolo interstile. Si cerca sempre un po' di fare quello che fa l'altro. Il judoka viene ad afferrarmi, inutile che lo afferro anch'io. Se il judoka mi afferra per la collottola, ma una pizza in faccia è molto più efficace che non tentare di afferrarlo a mia volta. Mollo una bella pizza in faccia, anche pam, un haishu veloce all'altezza del naso occhi, a quel punto il mio hasamyuke diventa una buona tecnica di risposta all'afferramento per un bavero, ad esempio. Il karate deve fare il karate. A quel punto può funzionare anche il suolo, previo ovviamente l'allenamento. Se non lo fate mai, non pensate che praticare i kata o il kumite sportivo, peggio ancora, vi prepari né alla lotta in piedi né alla lotta al suolo, va tutto allenato. Ragazzi, oggi ho parlato veramente a lungo, spero che questo video possa stimolare una discussione pacifica e logica. Ripeto, non stiamo cercando di vendere il karate di Okinawa come l'arte definitiva, ma solo come un'arte molto libera, molto aperta, priva di alcun vincolo, come già ho detto nella live sui kata, a condizione che il karateka si alleni negli specifici settori, anche andando a rubacchiare quella lì dove è necessario, perché il karate copre tutto, ma paradossalmente non copre nulla in maniera veramente totale e specifica, tutto va allenato. Vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se già non siete iscritti, così che possiate rispondere, offendermi, quello che volete, per i commenti o in calce al video o naturalmente ci possiamo rivedere anche su Facebook. Grazie a tutti e buona giornata.